Eccoci con Alexis Sanchez. Alexis, la domanda più scontata: quanto era importante vincere oggi? Questa partita è importante, lo diceva compagni prima della partita che noi dobbiamo mollare perché è una partita importante anche difficile oggi e siamo alla strada giusta come ho detto prima e hai che continuare così, che non mollare. Pensi che il percorso di crescita e la maturità passi anche da queste partite? Sì, credo che l'ho detto prima, quando abbiamo giocato la finale con il Sevilla tanti giocatori hanno cambiato la testa di migliorare e anche il mister sta ogni giorno lì che quello fa bene e il giocatore vuole imparare di più e questa partita oggi ha cresciuto un po' in la testa e in tutti i sensi. Ecco, parlando di te, tu hai già superato il bottino dell'anno scorso. Tra l'altro, ieri Conte ha speso parole importantissime per te, ha detto che stai molto bene, sei tanto in forma. Tu come ti senti? Io sempre sono, spero, se lui ha più esperienza che me, lui mi vede ogni giorno, mi vede, se sono in forma, io ringrazio lui che dà l'opportunità oggi, anche dà un po' di spazio per questa squadra e per lottare qualcosa più avanti. Prima di te, l'ultimo giocatore cileno a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l'Inter è stato Ivan Zamorano nel settembre 99, proprio contro il Parma. Ah, Ironia della quasi, sorte. quasi uguali siamo, Quasi due uguale. cileni quasi uguali. Senti, adesso cosa serve per questo rush finale? No, non mollare alla fine, mancano non so quante partite, 13, 15, non lo so, però non dobbiamo mollare e continuare così. Eccoci con Milan Skriniar. Milan, quanto è bello vincere così, anche una partita forse non brillantissima, ma comunque il percorso di crescita passa anche da squadre e partite come questa. Sicuramente sì, forse non era una prestazione brillante come hai detto tu giustamente, però stasera erano importanti 3 punti, siamo contenti che siamo riusciti a vincere questa partita perché come ha detto anche Mister prima della partita che Parma in questo periodo quando abbiamo giocato ci ha sempre creato problemi, quindi siamo contenti che portiamo a casa questi 3 punti. Ecco, ti aspettavi proprio questo tipo di partita da parte loro? Sì, sapevamo che loro giocano palle lunghe, tanti, tanti duelli e tanti cross, quindi dovevamo stare attenti. Purtroppo abbiamo subito anche gol, però come ho detto, importante sono 3 punti stasera. Domande da studio per Milan? Vi Sì, ascolta. ciao Milan, innanzitutto complimenti per la vittoria. E quello che volevo chiederti, tu sei in questa Inter da un po' di tempo. L'impressione che abbiamo noi è che la vecchia Inter probabilmente questa partita non l'avrebbe vinta. Invece oggi ce l'avete fatta, siete stati bravissimi a saper soffrire e a saperla anche chiudere quando bisognava chiuderla. Sì, forse l'anno scorso, anni precedenti, questa partita non riusciamo a portare a casa, quindi anche qua si vede la crescita della squadra che quando c'è da chiudere la partita l'abbiamo, si può dire, chiusa con secondo gol, però poi, come ho detto prima, abbiamo subito gol, poi c'erano anche tante occasioni per segnare terzo, quarto, però come ho detto va bene così, è andata bene 2-1 e portiamo a casa questi 3 punti e già prepariamo da domani partita per lunedì. Milan, il fatto di aver vinto questa sera vi dà un'ulteriore spinta per affrontare la prossima gara con un'avversaria tosta come l'Atalanta? Sì, una gara molto difficile che ci aspetta lunedì, quindi è giusto recuperare un po' e poi, come ho detto prima, da domani iniziare a preparare la partita, che è un bello scontro diretto, si può dire. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi, hey, amico, non olvides iscriverti al nostro canale YouTube. Ehi, hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.